Allora, io ci tengo a dirlo perché l'organizzazione che crea questi eventi è la Japan Animation e nella giuria c'è il presidente della Japan Animation, Vincenzo. Vieni qua, Vincenzo, dai. Un applauso, grazie, perché comunque voi lo vedete così, ma è bravo. Che bello. No, comunque lui si occupa tanto di organizzare questi eventi, di tenere i ragazzi qui. Il prossimo evento? Appena ce l'ho per Bernardo, io spero che già tra un paio di settimane possiamo innanzitutto tornare qui. Sì, ma comunque noi iniziamo in inglese a fare quel canale. Il ricordo? Ah, eccolo. Allora, no, il prossimo evento, quello che facciamo... Quello. Mesi stiamo al parco del canale dello stadio dietro l'ospedale Grassi praticamente e facciamo un raduno dei cosplayers. Per chi ancora non avesse capito chi sono i cosplayers, sono appunto questi ragazzi che di solito partecipano alle fiere del fumetto e fanno gare tipo queste e loro da soli si fanno i costumi dei personaggi, i trucchi e il più bravo che riesce a interpretarli ha dei premi insomma. E noi ecco, cerchiamo di divulgare questa cultura ovunque anche perché è facile confonderli per maschere di carnevale, ma così non è insomma. Vabbè, ma anche se siamo a carnevale in fondo, dai. Sì, è un gemellaggio, infatti abbiamo anche dei protagonisti, che succede? Dei protagonisti che sono praticamente dei bambini mascherati per carnevale che noi abbiamo comunque reclutato come cosplay giovani e non si sa mai che un giorno diventino i nuovi Naruto, i nuovi Goldrake. Io dico Goldrake perché sono di una certa età e quindi sono affezionato a Goldrake, però vabbè. Allora, intanto mentre noi stiamo qui a cianciare allegramente, io chiamerei Zelda. Zelda. Eccola qua. Allora, questo personaggio è Link preso dal gioco Legend of Zelda. Bravissima, lo vedi che tu hai un perché. Allora, dove è Zelda? È qui. Ricordati sempre verso il pubblico che è tutto quello. Siamo pronti con la base. Un applauso per Zelda, grazie. Grazie. Allora, Simone di Laghi, Lupin Prison Break. Vai. Thank you.
Un applauso a Lupin, famosissimo cartone animato e personaggio. Abbiamo un altro cartone famosissimo di questi tempi, che è, sicuramente lo conoscete, One Piece, che va in onda sempre sui canali famosi. Siamo quasi pronti con One Piece? Via! Musical Notre Dame de Paris, col personaggio Esmeralda. Adesso assisteremo in diretta ad un arresto che verrà effettuato perché purtroppo ci sono dei ladruncoli. Siete pronti? Quello che ha detto, no, vero, e questa è una maglietta economica, purtroppo questo abbiamo, ripeto, adesso abbiamo One Piece, Luffy e Buggy. Allora, One Piece, cartone animato che tratta di pirati che vanno in giro eccetera, e abbiamo Luffy e Buggy. Ok, ora li vedete, facciamo prima. Prego, un applauso, grazie! Allora,
Allora, adesso abbiamo un altro cosplay di giovane età, 7 anni e mezzo. Che no, in realtà ne ha molti di meno. Abbiamo Desiree Chiara che fa la principessa della neve. Un applauso a questa giovane cosplay, grazie. Fai qualcosa, annuncia il prossimo concorrente. Nana e Fred. Qua. Nana e Fred. Nana e